Finalmente una vittoria e finalmente una prestazione decente, perché era la cosa che più mi premeva, diciamo. Napoli 3, Bologna 0. Stavo dicendo Verona. Verona la settimana scorsa ci ha battuto pesantemente. Stavo dicendo Napoli-Verona e abbiamo battuto per 3-0 il Bologna. Abbiamo vinto in casa. È la prima partita di Conte allo stadio Maradona e la prima partita a Napoli, diciamo, per lui in casa, quindi ho sudato freddo quando stavo cominciando la partita. Ho detto: non oso immaginare se Napoli dovesse pareggiare o perdere, che cosa succede, lo stato pieno ovviamente. E invece io stavolta infatti ho dato fiducia a Napoli, perché nel pre-partita io ho detto: secondo me il Napoli può vincere. E ho dato fiducia a Napoli perché ho messo anche la vittoria nei pronostici, perché secondo me ho voluto dare tanta fiducia a Conte, perché per quanto molti hanno dei dubbi su Conte, a me non so perché, ma Conte mi ispira fiducia. Quindi anche se io mi sono molto incazzata settimana scorsa per la sconfitta, però io dicevo, non è tanto colpa di Conte, perché comunque tanti giocatori ancora non li ha. Neres è venuto adesso, che ha fatto, parliamo di Neres, che poi ha giocato poco ma ha tanta qualità. E quindi settimana scorsa andavamo a Neres, settimana scorsa non lo so perché Rafa Marina avrà avuto qualche problema, ha giocato Juan Jesus e oggi ha giocato un certo Buongiorno, che è un difensore secondo me fortissimo. Buongiorno è ancora a margine di miglioramento, secondo me è un top difensore. Settimana scorsa ha giocato Juan Jesus, che abbiamo preso 3 gol perché dormiva, quindi c'è una netta differenza tra Juan Jesus e Buongiorno. Ragazzi, ma Buongiorno, buongiorno, good morning. Buongiorno, un grandissimo difensore. Ha fatto un partitone e oltre un partitone è sicuro di sì. A me piacciono i difensori o attaccanti, quello che è, sicuro di sì. E Buongiorno è uno di questi. Infatti, la prima partita purtroppo per infortunio non c'era e si è visto. Forse Rafa Marina non è pronto, non ha giocato manco oggi, perché settimana scorsa al posto di Juan Jesus voleva giocare Rafa Marina, grandissimo difensore. Non abbiamo preso gol, cosa importante, perché c'era Buongiorno. Con Juan Jesus finiva questa partita tipo 3-2 per il Bologna. Grande partita di Kvaratskhelia, che Kvaratskhelia, oltre ad aver fatto gol, ha fatto un grandissimo assist per il gol del capitano Di Lorenzo, perché il primo gol l'ha fatto Di Lorenzo, ma la palla che gli ha dato Kvara, l'assist che ha fatto Kvara al bacio che gli ha dato a Di Lorenzo, ha detto: fino a Di Lorenzo segna. Cioè, anche se Di Lorenzo comunque è stato bravissimo perché si è inserito bene e l'ha messa bene sul piede per poter segnare, ma Kvara che palla ha dato? Poi ha segnato anche, quindi oggi migliore in campo Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Di Lorenzo e anche Buongiorno ovviamente. Ma anche Anguissa e Lobotka oggi bene, oggi meglio ancora Anguissa di Lobotka. Entrambi hanno fatto bene oggi, però Anguissa oggi stranamente meglio di Lobotka anche. Ragazzi, se il Buongiorno si vede dal mattino, io non dico che mo siamo diventati Real Madrid, però rispetto al Verona ho visto una squadra che ha lottato e sudato su ogni pallone, se l'è sudata. Invece col Verona io non sono andato in bestia per la sconfitta, ma non, proprio una partita così, senza aver sudato fino all'ultimo. Adesso Neres, ragazzi, Neres ha giocato gli ultimi 5 minuti della partita, ma ha un talento secondo me. Ha fatto l'assist per il gol di Simone Cialito, terzo gol, e ha fatto un assist Neres. Ha preso la palla, si è scartato due difensori e poi l'ha passata in mezzo a Simone che ha segnato. Ma Neres, secondo me, anche il numero 7, che nel Napoli aveva un certo Cavani, un certo Kayon, poi anche Elmas, però, vabbè, dei tre, quello meno importante. Quindi questo numero 7, corre facendo, può fare la carriera, speriamo, grande carriera di Kayon e di Cavani, eccetera, eccetera, e può diventare il nostro nuovo Kayon, speriamo bene. Perché quel poco che ho visto ha grande talento, è molto, come si può dire, non ha paura, lo vedo molto, ha giocato 5 minuti, ma. E martedì, settimana prossima, dovrebbe venire Lukaku, Gilmore e McTominay. Allora, sono due giocatori della Premier League, due centrocampisti, ne parlano tutti bene. Io purtroppo non seguo tanto la Premier, quindi non li conosco precisamente, ma entrambi i centrocampisti ne parlano tantissimo bene tutti, quindi speriamo bene. Uno del Manchester United, McTominay, e Gilmore del Brighton, ne parlano bene, quindi speriamo bene. E ci servono i centrocampisti perché comunque anche se lo Lobotka non possono fare tutte le partite, muovono grandi cambi. E verrà anche Lukaku, Romelu Lukaku, Big Rom, e verrà a Napoli perché ci vuole comunque un attaccante, ragazzi, perché comunque Raspadori ha fatto una buona partita, ragazzi. Però quanti gol si divora Raspadori. Nel primo tempo Raspadori aveva un'azione, stava solo nella porta, se l'è divorata Raspadori. Io lo volevo già dopo 10 minuti sotterrare. Raspadori, ragazzi, si divora troppi gol, non è proprio un attaccante, diciamo, è più
mezza punta, un po' più laterale, così. Simeone mi ha segnato, ha fatto una buona partita, anche se, ripeto, ci vuole la punta. Osimhen non so dove andrà, Chelsea, PSG non so dove, e verrà Lukaku. Lukaku mi dà grande speranza perché conosce Conte, ma il Conte, speriamo che Conte fa diventare Lukaku il Lukaku dell'Inter, ovviamente non quello della Roma. La Roma ha perso Godo, ha perso 2-1 con l'Empoli in casa. All'Olimpico in casa, non godo perché non sopporto la Roma. E questa vittoria è dedicata a Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, che ogni volta che veniva con la Fiorentina qui o col Bologna ci ha sempre battuto e schiaffato in faccia la vittoria in faccia ai tifosi allo stadio qui. Quindi queste per tre di questi sono per Vincenzo Italiano, un bacione, godo. E ragazzi, come si dice, bisogna tanto lavorare ovviamente, tanto, però gioiamo. La cosa buona è che è una partita a settimana, solo giocare, quindi hai tempo per rifiatare. E speriamo che al mercato, con la vaccina, vengano due centrocampisti e Lukaku. Detto questo, godo, va a mock, tutto lo stadio che cantavo in vita mia con Conte, giocatore internazionale. Di Lorenzo ha baciato la maglia e si è commosso, l'ho visto con gli occhi pieni di lacrime. Purtroppo l'anno scorso erano tutti molto stressati, quindi Di Lorenzo voleva lasciare, per rimanere, e aveva litigato un po' con la piazza, e comunque così così. Io compresa l'anno scorso ho detto mamma mia dov'è, quindi c'è stato, quindi lo perdono oltre per il gol perché si è visto che le lacrime erano sincere e ha baciato la mano, quindi I love you capitano, quindi speriamo che sia stato l'anno scorso un episodio così, può capitare, sai il capitano ha grande responsabilità. E Kvara pure ha dedicato il gol al figlio che è nato, figlio Damiano, il primo gol ha dedicato con il ciuccio, e lo sapevo che segnava Caraschella perché ha detto questo voleva dedicare il gol al figlio. E speriamo bene. E mo bisogna fare così. Ma Conte, le esultanze di Conte mi sono sempre piaciute anche nella Juve, nell'Inter. Quando è esultato così come un pazzo. I love you, adoro Conte. Perché a me è sempre piaciuto Conte dai tempi della Juve. Però era Juventino e non dicevo niente. Ma a me è sempre piaciuto per la sua grinta. Perché anche se non è tipo Guardiola, però è uno che dà tanta grinta. Mi è sempre piaciuto questo. Per quello col Verona mi sono incazzata. Detto Conte ha tanta grinta. Tutti se la prendevano con Conte. Ma io facevo, aspettate, ma è la prima partita. Manca questo, manca quello, dategli tempo perché mi piace Conte, quindi speriamo che con Lukaku e gli altri non sbagliamo, forza Napoli sempre e unite più che mai. Bafamuk per tutti quelli che oggi siamo che Napoli perdeva. Un bacio.